Oggi sono sul lago di Martignano, che è uno dei laghi vulcanici qui della provincia di Roma. Non è tra i più grandi, ma probabilmente è tra i più affascinanti. Ha un diametro di circa 1,5 km, una superficie quadrata di poco meno di 2,5 km. Nulla, sono qui armato di canna da spinning, perché proverò a pescare i lucci. Siamo alla fine di aprile, quindi presumibilmente loro hanno finito il periodo di frega, dovrebbero essere affamati e speriamo che qualcuno si avvicini. Questo è un lago dove molti vengono a pescare con i natante, con barche o anche con pedalò, e prendono pesci anche grandi, lucci di grandi dimensioni. Però confido che magari qualcuno possa avvicinarsi alla ricerca di pescetti. Che sono le loro prede e quindi stanno nel sottoriva, mi consentono poi di insidiarli con dei lanci non troppo lunghi. Oggi c'è una leggera brezza, quindi lanciare controvento sarà difficile e cercherò magari delle aree un pochino più riparate dove poter pescare. Ora, lì giù c'è un canneto, mi sembra, e c'è tutta una parte boschiva. Lì è un pochino più aperto. Adesso proverò a pescare, forse ecco, nella zona lì boschiva, perché mi piace il fatto che sia riparata e c'è meno vento. E adesso proverò ad avvicinarmi, trovare poi un punto dove entrare in acqua e pescare probabilmente con l'acqua alle gambe. Con gli waders sono equipaggiato oggi con gli stivali, appunto, che mi permettono di pescare in acqua. La giornata è coperta. Questo magari potrebbe stimolare i pesci a entrare in attività. Tra le altre cose, anche se ha fatto freddo, oggi è una giornata tiepida. Il vento non è così gelato come è stato ieri o l'altro ieri. E questo magari potrebbe stimolare i pesci a entrare in attività. Il lago di Martignano è un lago non molto profondo, diciamo al centro arriva sui 54 metri e quindi nel sottoriva i metri dovrebbero essere pochi. Ho calcolato che tocco in pochi secondi il fondale, conto 10-15, poi inizio a recuperare e spesso sento le alghe. Bisogna capire però dove si concentrano i lucci, perché a volte in base a certe condizioni, magari al vento, alla luce, i lucci possono preferire una data zona invece che un'altra. E siccome io non ho una grande esperienza, quello che sto facendo oggi è proprio quello, uno scouting, sto esplorando il lago alla ricerca magari di un punto particolarmente buono e magari dove si è nascosto un bel luccio. Allora, ho fatto un lancio, ho fatto andare sul fondale l'esca e niente, ho sentito a un certo punto tensione, e ho tirato e c'era attaccato qualcosa. Ho capito che non era molto grande, questa è la gomma che stavo utilizzando ed è uscito lui, adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Sarà un luccetto boh, sui 40-45 centimetri, meno di un chilo. Però è gradito perché la giornata sembrava un po' incerta. Forse adesso ho capito come catturare questi animali. Però
bisogna lanciare lontano, far arrivare sul fondale l'esca e poi muoverla lentamente. La gomma secondo me aiuta molto e adesso proverò a pescare con la gomma. Faccio il rilascio. Sono animali meravigliosi, Lucci, macchine da caccia praticamente, lunghi e molto mimetizzati in questo ambiente. Sicuramente sotto ci sono pietre, alghe, e lui si apposta, rimane immobile e appena gli passa un pesciolino, boom, scatta come un siluro e afferra la preda. E quando la preda è in bocca con quei denti non c'è nessuna salvezza. Dai, adesso insisto, cerco di prendere, spero di prenderne uno un pochino più grande perché sarebbe gradito. Con la gomma conduco una pesca un po' rallentata. Questa è dotata di questa codina estremamente mobile, quindi l'attrazione avviene anche con minimi flussi di corrente. Non serve farla correre, anzi il Lucio spesso si avvicina, ispeziona l'esca e questa se fa dei momenti bruschi a volte viene aggredita, però può anche infastidirlo e lui può rinunciare a mangiarla. Invece quando va lenta lui si avvicina, alla fine diventa un gioco di nervi e scatta alla fine per curiosità perché dice ma che è sta roba, fammi provare a morderla, vediamo, al limite la risputo. E invece se poi mangia ovviamente con un amo abbastanza affilato come questo, è probabile che si allami. Allora, questa è la Kelly Kettle, è un vulcano praticamente. Ha una camera esterna dove si mette l'acqua e sotto praticamente cava. E con un pochino di legnetti si riesce a creare una fiamma, un fuoco sufficiente a scaldare l'acqua. Praticamente mi sto preparando un tè, qualcuno può fare anche con il caffè liofilizzato un caffè. Il tè caldo è sempre piacevole, soprattutto se c'è un pochino di fresco. Buono, nonostante la cenere, diciamo che è buono. La pesca non è solo lanciare, prendere pesci, è anche un modo per vivere la natura. Quindi se uno poi si riserva un po', diciamo, un piccolo spazio, soprattutto nelle giornate più difficili, per riposarsi, per rifocillarsi, e poi si ricarica e quindi magari le ore successive le trascorre con la massima concentrazione, convinzione. E questo fa sì poi che poi i pesci possano abboccare, perché più insistiamo, maggiori sono le chance di riuscire a prendere qualcosa. Allora, vi faccio vedere una cosa. Lungo le sponde del lago si trovano queste pozze, diciamo, queste buche. Ce n'è un paio qui, una incompleta qua e un'altra piuttosto grossa qui. Ecco, queste sono buche fatte dai cinghiali. Loro si mettono qua, si riempiono di fango, si riposano ed è un modo un po' proprio per togliersi i parassiti col fango, ma è proprio caratteristico dei cinghiali. Quindi nel corso della sera io penso che qui ci sia un gran movimento. Tra le altre cose, mentre venivo, questa è la zona parco, ho visto una bellissima lepre che saltava nell'erba alta e secondo me ci sono tante altre specie selvatiche proprio che vengono qui magari per bere e poi trovano anche da mangiare perché tutto intorno c'è questa situazione boschiva e di prati e quindi vari animali selvatici possono trovare un ottimo habitat dove vivere.
continuo ad andare avanti e torno dove ho smesso di pescare stamattina, perché credo che lì l'acqua sia un pochino più pulita. Adesso qui è piuttosto torbida perché il vento sta sollevando appunto il sedimento che sta sul fondale, e secondo me la pesca, soprattutto quella dei predatori condotta con gli artificiali, ne risente, quindi conviene spostarsi un pochino e andare a trovare poi una situazione più adatta proprio per lanciare gli eschi artificiali. Allora, la giornata si conclude qua. Speravo in un'altra cattura, purtroppo non c'è stata e nulla. Ho visto che questo tratto del lago è molto interessante, è più profondo, ci sono meno alghe, solo che l'ho scoperto diciamo a fine giornata, e quindi dovrò tornare per vedere un po' se poi c'è qualche belluccio. Qui secondo me potrebbe esserci perché c'è molta profondità. Magari sotto ci sono degli anfratti dove un grosso luccio può trovare una tana e cacciare da là. Nulla, spero che il video vi sia piaciuto, se volete lasciate un like o iscrivetevi al canale, così sarete aggiornati sui prossimi video che sicuramente realizzerò. Un saluto a tutti, ciao ciao!